Ma non esco mai, rimango sempre al di qua della porta, perché oltre, come dice Nicoletta, c'è il buio, per cui rimango qua alla luce, voglio stare al caldo, perché di giorno ne ho presa anche troppa. Nicoletta ora, che è autrice di Il buio oltre la porta, pubblicato da Sperling e Cooper, presenta il nuovissimo libro di Alessandra Appiano, Solo un uomo, l'abbiamo introdotto velocissimamente, in maniera anche un po' giornalistica, con le piccole note, se vogliamo, più... Insomma, sono perso indicative, cioè l'editore Garzanti, l'autrice l'abbiamo presentata in maniera sommaria, ma il vero lavoro, quello importante, quello prezioso di presentazione di Alessandra, lo fa Nicoletta, per cui mi alleggerisce. A te il microfono, ti do anche il microfono perché... Questa responsabilità, Ecco, hai questa responsabilità. tutta questa, anche perché poi Alessandro la portiamo a Milano noi, se non me la cavo bene, chissà cosa Esatto, chissà cosa succede poi al ritorno. Quindi non arriveremo mai, voi se sentite di un incidente lungo la strada, sapete che è Ecco. stata lei. Una sola cosa, poi cedo davvero il microfono a Nicoletta. In genere è prevista, mangia come scrivi, anche una breve lettura che segue la presentazione. Spero che Nicoletta l'abbia preparata questa lettura. Comincio. Ah, cominci Ah, così. io comincio. Fai quello che vuoi, tu sei libera di presentare nel modo che ritieni più opportuno Alessandra Appiano. Allora, chi ha mai detto che i libri non portano pane? Effettivamente pane non so, però un flan ce l'abbiamo fatta, poi arriva tutto il resto. Vabbè, lo lasciamo lì. Allora, Alessandra Appiano, che ha diversi meriti nella vita, a parte che è una grande amica di salvataggio, e che ha fatto questo libro meraviglioso che è stata una bandiera per molti di noi, e che adesso arriva con Solo un uomo, che è un titolo abbastanza curioso, volutamente ambiguo, perché che cosa vuol dire solo un uomo? Beh, lui è solo un uomo, beh, non può fare molto di più. Oppure è un uomo solo, povero, va a cercare della compagnia. Oppure è un uomo tutto da scoprire perché è rimasto solo e quindi vediamo un po' che cosa nasconde. Tutto questo. Oppure sono l'uomo importante della propria vita, è l'uomo, anche nell'aspetto romantico. cioè voglio dire, è l'unico uomo che voglio avere nella mia Nella vita. vita. Allora, lei si contraddice però perché. Nel Non libro, litigate però adesso nel posso libro, mangiare. nel libro, no, ma è mangiato. Nel libro, più che di amore, la parola cade sulla, l'accento cade sull'amicizia. Ma vediamo, perché è un libro molto ben costruito e che vale la pena di affrontare. Insomma. Vi leggo, e siamo a pagina 58, quindi poi voi se prendete il libro cominciate ovviamente alla pagina 1, però questo ci introduce bene. Cara Alice, Alice è una delle protagoniste, forse questa lettera non ti arriverà mai. Non so se avrò il coraggio di compiere quel gesto che con moralismo di facciata viene considerato una debolezza, mentre è un atto di forza, anzi di potenza. Te lo ricordi il gioco del potente per un giorno? Ci divertivamo come matte a immaginare certi tangheri gaglioffi che da sadici vessatori si trasformavano in leccaculo istantaneo. Tu eri la più agguerrita, partivi lancia in resta, prospettando situazioni paradossali. La regola principale era ottenere tutto ciò che si voleva a patto che fosse solo per un giorno, un irripetibile giorno, se ci pensi. Si è potenti una volta soltanto, quando si rimane incantati da una luna che si riflette sul mare e rimane solo quella luna che si riflette sul mare. Quando si sogna una nuova storia d'amore ed è solo quel sogno. Quando due corpi e due spiriti si sfiorano, si riconoscono, si esaltano nella scoperta reciproca, convinti di mantenere promesse che non manterranno mai. Se riesco nel mio intento sarò potente e non per un giorno. Credimi, finora ho cercato di esistere solo per il piacere di esistere, di amare e di fare quello che volevo. Ho inseguito con ostinazione le tracce della gioia alla ricerca di quell'estasi senza passato e senza futuro. E siccome ho sempre pensato che noi siamo quello che resta della nostra felicità, ho deciso di fermarmi qui. Non voglio ridurmi all'ombra di me stessa. È una lettera che Camilla, una donna bellissima, brillante, di successo, una che ha
ha avuto tanti uomini, ma forse tiene a solo un uomo nella vita. Camilla scrive alla sua più giovane amica Alice, che è un po' più sbiadita, un po' più goffa, ha 10 anni di meno, ha anche un figlio che Camilla non ha mai avuto o voluto avere. Ed è una madre single perché per un colpo di testa ha deciso di rimanere sola ad allevare questo bambino che adesso ha 10 anni. C'è stato un momento in cui pensavano di creare una famiglia loro due, Camilla, Alice e il bambino, ma poi le cose sono cambiate. A un certo punto però Camilla si tira indietro. Alessandra ha scelto questa pagina e in verità il libro comincia in un modo secondo me molto inzigoso, molto giallo, perché Alice viene chiamata da una signora notaia, grazie Alessandra che non hai messo per una volta un notaio, quindi la signora notaia la chiama e dice: allora lei è la signora Alice BDB Budubu, lei ha un lascito di 100.000 euro più una casa che è a nome di suo figlio, ma nella quale lei potrà rimanere per tutta la vita. Però la sua amica è scomparsa. Cosa è successo a questa amica? Probabilmente potrebbe anche essersi ammazzata, perché una persona dice: io inseguo questo atto che gli altri dichiarano di debolezza, che per me invece è di coraggio. Dove è finita? Ma perché l'ha fatto? E Alice, che è un po' un'Alice nel paese delle meraviglie, che però anche si trova davanti alla più grande possibilità della sua vita, perché grazie alla generosità della sua amica potrà finalmente scrivere un romanzo che sogna. Beh, noi siamo persone che scrivono, e quindi per noi cos'è il paradiso? Scrivere un romanzo che possibilmente abbia successo. E quindi Alessandra ha voluto dare alla sua protagonista, al suo personaggio un po' goffo, un po' infelice, insomma, la possibilità di scrivere un romanzo. E lei questo romanzo lo dedica a Camilla perché le sembra giusto, e ne fa una ricerca. Deve essere un romanzo quasi d'inchiesta, quasi un lavoro giornalistico. Andrà di uomo in uomo, cercherà di ripercorrere le tappe della vita di Camilla, leggerà i diari di Camilla, che Camilla ha appositamente lasciato a sua disposizione, e completerà questo cerchio per trovare l'ultimo uomo, quello che forse ha deluso di più Camilla e che forse ha spinto Camilla a fare questo gesto estremo. Lungo la strada ci sono un sacco di sorprese e un sacco anche di battute illuminanti, perché già in questa lettera, scusami ma lo devo citare, questa povera Camilla, ma guarda che ho tirato via la penna, ma tu lo sai a memoria questa battuta? Allora, è una cinquantenne che deve tenersi in forma. Camilla ha un po' la fissazione di invecchiare, per me che ho molti anni di più, 50 sono pochissimi, ma comunque lei dice che per tenersi in forma a 50 anni è una condanna ai lavori forzati. È un contratto, lei dice ad Alice, chissà se, no, soprattutto non volevo ritrovarmi, no, con le solite lamentele da ex ragazza in forma, e insomma andare nella via della cinquantenne appunto che si deve curare, praticamente un contratto capestro ai lavori forzati, perché questo sarebbe, però insomma bisognava forse leggerlo. Vabbè. Allora, amore, sesso, sul sesso questo libro ha un'idea abbastanza distaccata, dice molto sopravvalutato, l'amore è già un po' sopravvalutato, ma il sesso addirittura, insomma, al sesso si preferisce quasi l'amicizia. E ci sono battute fulminanti che sono un po' il forte di Alessandra. Dice: del sesso si può fare a meno, ma delle illusioni no. A me questa piace moltissimo, perché in fondo tutta la vita è un'illusione, quindi restiamo attaccati. Dice un'altra battuta che mi è piaciuta molto: le donne quando si tolgono la fissa di essere amate danno il meglio di sé. Quando si schiodano dalla fissa. L'ho amato talmente tanto. Ecco, allora benissimo, lo sa meglio lei di me che l'ho riletto oggi pomeriggio.
Una donna per essere davvero libera deve essere molto ricca di suo. Quindi possiamo essere abbastanza d'accordo. Di un uomo si dice è un amico, non un amante, insomma è l'amore con la maiuscola. Poi ci sono anche delle riflessioni talmente tristi che diventano quasi buffe. La depressione è il campo più fertile per la comprensione o la creazione di lucide buttard. Va bene, lo psicologo pazzo. E infine, a 50 anni occorrono colpi di genio per reinventarsi, perché il libro come senso ha proprio questo, di reinventarsi, un nuovo inizio alla propria vita. E i colpi di scena che accompagnano l'intreccio, che è di per sé già molto curioso, portano proprio a dire questo, che c'è sempre un modo, una speranza, una possibilità per ricominciare, per reinventarsi, per conquistare la vita. E guardate questa ragazza che ha appena più di 30 anni e già come si tiene bene. Mi porto male 30 anni. Vabbè. Diciamo che ne ha 50 confessati, ma molti di più. Mi è scappata. Ed è bravissima. Allora, questa era una presentazione gustosa, ricca di ingredienti. Uno degli ingredienti che rimarrà forse impressi è che del sesso si può fare a meno. Io su questo non intavolerei un discorso. Ho una certezza, comunque vada, che del cibo non si può proprio fare a meno. Per cui il prossimo piatto lo dedichiamo ad Alessandra Appiano, è un risotto alla milanese, rivisitato in chiave abbastanza emiliana da parte degli chef del Garibaldi, e lo hanno arricchito con una salame di pasta di culatello. No. E lo abbiniamo ancora speriamo che sia all'altezza il piatto e che piaccia ad Alessandra e a tutti noi e tutti voi, e continuiamo con in abbinamento questo pino nero, che però avete notato è vinificato in bianco, per cui il risotto, se è pronto, può arrivare sui tavoli. Grazie.